by Marco Fisarmoniche, in collaborazione con SA Project Edizioni Musicali e Alberici Trasporti Stradella, presenta Fisarmonicando 16° anno. Piaciute mai le scale, hai sempre preferito l'ascensore. Io non ci ho mai pensato a lavorare, guadagni con la disoccupazione. Con l'aria della fabbrica sto male, te l'ha certificato anche il dottore. M'hanno cacciato anche da casa mia, hai l'obbligo di firma all'osteria. Ma se vuoi bere un bicchiere di vino consiglio ti do, ma dimmelo un po'. Di giorno Barbera, dolcetto, la sera prosecco moscato, sei sempre embriaco. E oh, la mattina la urino. E oh, va avanti te che arriverò. E oh, ma sì domani ci penserò. E viva il buon vino, l'ho fatto per bere. E viva la vita se pieno il bicchiere. Di briscola, di scopa e ciappa no. Hai perso adesso, tocca a te pagare. Dai, paga te, che dopo te li do. E sera su ritorna da Marietta, e finalmente mi riposo un po'. Per te fatica anche a far l'amore, se mi addormento che colpa ne ho. Ma se vuoi bere un bicchiere di vino consiglio ti do, ma dimmelo un po'. Di giorno Barbera, dolcetto, la sera prosecco moscato, sei sempre embriaco. E oh, la mattina la urino. E oh, va avanti te che arriverò. E oh, ma sì domani ci penserò. E viva il buon vino, l'ha fatto per bere. E viva la vita se pieno il bicchiere. E viva il buon vino, l'ho fatto per bere. E viva la vita se pieno il bicchiere. E viva il buon vino, l'ho fatto per bere. E viva la vita se pieno il bicchiere. La coppia più bella del mondo! Esatto! Siamo stati classificati così. Ah sì, da chi? Da tutti. Da tutti? Sì, da tutta Italia. No, beh, insomma, da 9 regioni. E poi da tutto il mondo, perché sai, in streaming. Dobbiamo chiedere scusa subito a un amico. Innanzitutto, ciao a tutti. Ciao a tutti, buonasera e benvenuti a questa bellissima puntata di Fisarmonicando. Perché la puntata del primo maggio, purtroppo... Non è andata per motivi, noi l'abbiamo caricata, eravamo su YouTube, però purtroppo non, proprio quella. Non è stata caricata, non l'hanno caricata? Non l'hanno caricata, non l'hanno mandata in onda, la diretta. Volevamo chiedere scusa al nostro carissimo amico Leonardo di Londra, che avevamo letto la poesia, avevamo detto del suo libro che era uscito. Ti promettiamo che lo faremo la prossima volta. Lo faremo la prossima volta, sì, la prossima volta. Non so spiegarvi il motivo, purtroppo, perché noi carichiamo, vabbè, è un po' un rebelot spiegarvi tutto su una società parigina che poi va su YouTube. In questo caso, purtroppo, proprio quella. Vabbè, riportiamo il libro e rileggerò di nuovo la poesia. Rifaremo il tutto, rifaremo il tutto. Allora, 333 533 9936 come sempre.
non chiamate lo 0385 40 501 perché hai visto c'è una lista di dediche, ascoltare tutti i messaggi e poi segnarli. Allora 333 5339 936, WhatsApp e SMS. Giusto, così almeno li leggi direttamente. Ho visto che hai portato un bell'uomo questa sera. Hai visto? Come mai? Mi sentivo un po' sola e allora ho chiesto al mio caro marito se mi poteva accompagnare. Beh, un saluto a Giorgio Villani, è un paio di mesi che non ci vedevamo, sì. Quindi adesso ci si muove un po', quindi riusciamo anche a magari... Sì, infatti ho detto dai che vengo anch'io, così vengo a salutare tutti i ragazzi, poi Marco. Magari prima, magari lo invitiamo un attimo per i saluti, certo. Tanto non c'è nessun problema. Ho preparato una tascalettina particolare perché hanno chiesto anche dei motivi di Pietro Galassi. Ho visto. Quindi ho messo quelli storici, quelli che a me piacciono, anche in accoppiata mi sembra con... Sì, con Scandiuzzi. Con Chetti, ok. Esatto. Quindi possiamo partire. E allora andiamo con la musica. Va bene. Eccola qua, Emanuele Rastelli, a grande richiesta il Carnevale di Venezia, e poi ci sarà Dario Gelfi con una mazurka serena e Federico Cabras dal vivo Cacciucco. Thank you.
Fisarmonicando. Il primo blocco è andato. Perdonatemi, non mi sono truccata. Ho visto. Sera. Sono bianca. Sei un po' bianca, sì, un po' bianchina. Che di solito metto, come si chiama lì? Il fard. No, che la fa terra. Lì? La terra, un la po' terra, di terra. Il fondotinta. Sono un po' bianchina. Il rimel. Sono un po' smorta. Ma sì, ma non fa niente, sei bello lo stesso, dai. Sono un po' Piacci lo stesso. Allora, ho saputo comunque che qualcosina, me l'ha detto un fisarmonicista famoso che ha i capelli un tipo Napo Orso Capo, che qualche seratina... Sembra. Sembra che si stia muovendo qualcosa. Sì, ma poco. Poco. Voglio dire. Molto poco, Marco, cioè sembra proprio. Sarà dura anche quest'estate. Sì, infatti anche le grosse orchestre, tra virgolette, non che la vostra sia inferiore. No, certo. Quando parlo di grosse orchestre parlo di grossi nomi. Esatto. No? Quelli, anche loro pare che non ne abbiano molte. Cioè, no. Si fa le due o tre seratine proprio. Sì, magari anche in tre o quattro. Infatti, ho visto anche l'ultimo video di Galassi con formazioni ridotte. Quindi lo diciamo, si ripartirà sicuramente ufficialmente nel 2000, forse all'ultimo dell'anno, quel periodo. Forse sì, magari a ottobre, novembre cominceranno i locali. Diciamo sempre le stesse cose, però sì. Qualcosina si sta muovendo, qualcosina, dai. Adesso vediamo. All'aperto, anche perché bisognerà rifare le prove. Per forza, perché io, guarda, ti giuro, io non ho più aperto bocca. Cioè, uno sale sul palco e dice, cosa facciamo? No, io ho ricominciato un pochino a casa. Per forza, bisogna allenarsi. Hai qualche salutino da fare, cara? Certo. Allora, eccoli qua. Complimenti per la trasmissione, saluto a Claudia. Vorrei una canzone di Claudio Villa. Sono Franca da Genova. Ciao Franca, chiami sempre, mi raccomando. Grosso bacio. Non lasciarmi il messaggio, 333-5339-936, così ti rispondo personalmente. Ne dico un'altra? Sì. Ciao Claudia Marco, siamo una compagnia di Cuneo che vi segue ogni sabato e martedì. Vorremmo ascoltare un brano di Riccardo Ambrogini, siete simpaticissimi. Dovrebbe essere in scaletta, Riccardo. Grazie. Dovrebbe essere in scaletta. Dovrebbe. Sì, c'è. Ok, poi? E poi chiamo da Napoli, sono Imma. Con il papà vi seguiamo in streaming, siamo fans di Deborah Sbarra, vorremmo ascoltare un suo brano e dedicarlo a papà Pasquale. Pasquale, ci seguono perché a Napoli naturalmente non arriviamo con le emittenti, ci seguono ogni sabato in streaming, certo. E sono fans di Deboruccia, vogliono una fisarmonichetta gialla come quella di Deboruccia, esatto. E vorranno una foto con Deborah con dedica per Pasquale, 90 anni Pasquale. 90, un grosso bacio, ciao Pasquale. Mua. Accontentati di Claudia per il momento, perché tu sei pericoloso, mi sa, 90 anni. Io non sono la fisarmonica, però bacio, te li mando lo stesso. Andiamo in musica, via, dai, fisarmonicando. Atos e Marina, grande richiesta, tango, bolero, poi ci sarà Galassi e Scandiuzzi con Firenze e Giuseppe Montagna dal vivo, Manita.
domando perché tu l'hai fatto con me, prendendomi in giro. Io anche oggi non so la ragione che do e se c'era un motivo. E mi domando anche se questa vita anche a me saprà dare un domani. E quanti anni dovrà e se il tempo potrà darmi serenità. Firenze sotto i ponti sull'Arno ha tramato il suo inganno, ha ferito il mio cuore. Firenze, maledico una donna che ha tradito il mio amore sotto i ponti sull'Arno. Io che scordare non so il dolore che ho quando penso a quel giorno. Io non so più se avrò e se poi troverò la certezza intorno. E mi domando anche se questa vita anche a me saprà dare un domani. E quanti anni dovrà e se il tempo potrà darmi serenità. Firenze sotto i ponti sull'Arno ha tramato il suo inganno, ha ferito il mio cuore. Firenze, maledico una donna che ha tradito il mio amore sotto i ponti sull'Arno. Firenze.
disarmonicando. Beh, anche da Napoli, vabbè, in streaming in tutto il mondo naturalmente, certo. Perché purtroppo non arriviamo con certe emittenti in altre regioni, però potete seguirci alle 21.05 in punto, come da diretta televisiva, anche in streaming. Allora, apparentemente sono 4 CD. Apparentemente sì. Però fondamentalmente sono 6. 6 CD. Quanto costano? Costano 50 euro, 40 più 10 euro di spese. In caso, però, chi volesse le basi, perché si possono avere anche le basi del CD rosso di Giorgio Villani, è messa insieme una chiavetta con su tutte le basi bellissime. Sai come lo dico fatte, sempre, originali. Esatto. Dei grandi fisarmonicisti, grandi successi, di cui Venturi, cosa c'è? Vai. E comunque allora il pacchetto sono 6 CD, sono 50 euro complessivi con spese di spedizione. In più, chi volesse questa chiavetta con tutte le basi dei grandi successi della fisarmonica, sono 80 euro. La chiavetta non si può avere senza il pacchetto. Quindi chi vuole solo il pacchetto, ok, chi vuole anche la chiavetta, però il pacchetto lo deve prendere. Allora, 50 euro o 80 euro con la chiavetta, con le spese di spedizione. Messaggio per i fisarmonicisti, allora sappiate che la chiavetta contiene 24 pezzi, 24 basi originali con strumenti live, dal vivo, quindi non campionati, con le basi musicali di Learco Gianferrari, Gigi Stock, Carlo Venturi, eccetera. Kramer, tutti quanti. E quindi mi raccomando, insomma, è un regalo del maestro Giorgio Villani. Giorgio Villani, ma che te l'ha fatto fare Giorgio? Ma non sei mica poco. Vabbè, l'età avanza anche per te. C'è anche un mio CD, sono CD di Giorgio Villani di Samonica, però ce n'è anche uno cantato. E ci sono anche dentro, c'è un book con qualche foto. Sì, certo, il calendario 2000. Mentre fa la pasta asciutta, zappa l'orto, insomma, un book di quello. Zappa l'orto io. Ma non lo so, avete l'orto, no? Sì, ma io non lo zappo, guarda. Un funghetto, cioè. Fabio Bergo, una bellissima mazurka estiva, e poi ci sarà la grande galassia all'Ariston, Mascherina, Innamorato e Ti sposerò, e poi il blocco della pubblicità. We'll be right back.
tante le domande che affollano di ma o perché non pone fine ai sogni il cuore. Quante più risposte dà a limiti o infinità il sentimento dell'amore. Quante volte pure io ho supplicato anche Dio, quante volte ho pianto e ho riso per lei. Quel che è poco tanto è quanto darei. L'amore ciò che lascio vuole, ma è lei. Ridi mascherina, ridi pure se ti va. Parlan di te al mio cuore i tuoi occhi, la notte poi deciderà. Ridi mascherina, che se hai pianto chi lo sa, perché il cuore non si comanda, non si comanda l'amore. Combinare il cuore, se tuona un lampo a ciel sereno, se farò zampillar mille fontane e scioglierà le corde al suon delle campane, senza pensare a prima o dopo, senza fermarsi qui o là, quando come il vento soffia in un momento è già qua. Sono innamorato di una donna, di un sorriso, un amore che è sbocciato d'improvviso dentro me. Mi sono innamorato senza averlo un po' capito, questo amore che ha stregato i miei sogni per lei, questo amore che ha stregato i miei sogni per lei, i miei sogni per lei. Domando perché tu l'hai fatto con me, prendendomi in giro. Io anche oggi non so la ragione che do e se c'era un motivo. E mi domando anche se questa vita anche a me saprà dare un domani. E quanti anni dovrà e se il potrà darmi serenità. Firenze sotto i ponti sull'Arno ha tramato il suo inganno, ha ferito il mio cuore. Firenze, maledico una donna che ha tradito il mio amore sotto i ponti sull'Arno. Io che scordare non so il dolore che ho quando penso a quel giorno. Io non so più se avrò e se poi troverò
la certezza intorno. E mi domando anche se questa vita anche a me saprà dare un domani. E quanti anni dovrà, e se il tempo potrà darmi serenità. Firenze, sotto i ponti sull'Arno, ha tramato il suo inganno, ha ferito il mio cuore. Firenze, maledico una donna che ha tradito il mio amore sotto i ponti sull'Arno, che ha tradito il mio amore sotto i ponti a Firenze. Stavo sognando di te, la donna del mio destino, sostegno del mio cammino, di quanto vali per me. E là sull'altare, davanti alla gente, davanti a Dio giurerò, fin quando è finita, per tutta la vita, oggi io qui prendo te, ti sposerò, ti amerò, con il fiorir delle rose di maggio, ti sposerò, e sarai mia, con il profumo dei mandorli in maggio, ti sposerò e sarai mia con il profumo dei mandorli in fior. Grazie. Amici di Fisarmonicando, la regina è arrivata. La regina Fisarmonica. La regina. La fantastica creatura 2014 targata by Marco. I nuovi modelli da ascoltare e da suonare sono disponibili presso by Marco Fisarmoniche, in via Martiri Partigiani 34 a Stradella, Pavia. Per info 0385 40501 oppure info@bymarco.com. La regina, la regina. Emanuele Rastelli presenta Ballo di classe. 14 meravigliosi brani composti ed eseguiti dal due volte campione del mondo di fisarmonica Emanuele Rastelli. Ballo di classe. Produzione SA Project by Marco Fisarmoniche. SA Project. Edizioni musicali. Produzioni discografiche. Videoclip. Distribuzione digitale. Duplicazione CD, DVD, chiavette USB e vinili. Per info e preventivi, info@saproject.net.
oppure 348 3541 865. S.A. Project. Dove le emozioni diventano vibrazioni. Entra nel centro della musica. La fisarmonica dei numero uno, a Stradella. Per scegliere il meglio. La fisarmonica dei numero uno. Semplice, by Marco. Telefono 0385 40 501. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato. Festivi dalle 9 alle 12. Su web www.bymarco.it. È tutta un'altra musica. Bene, fra 5 giorni, il 27 di maggio, cosa accadrà a Stradella? Il Giro d'Italia. L'arrivo del Giro d'Italia. E naturalmente Stradella, sapete, è conosciuta in tutto il mondo come la capitale della fisarmonica, insieme naturalmente, questo è innegabile, a Castelfidardo nelle Marche. Cosa ha pensato l'amministrazione? Di rappresentare le tre aziende produttrici, quindi Baimarco, Stocco e Beltrami, con delle riprese RAI dove suoneranno Deborah Sbarra, Giuseppe Spinelli, Roberto mi sembra per l'azienda Beltrami, rappresentando la fisarmonica di Stradella, quindi oltre al giro, oltre all'arrivo, con la carovana, le radio, sapete, no? Sai, la carovana del Giro d'Italia, certo. È immensa con tanti gadget, avremo l'arrivo qui a Stradella e potrete anche ammirare le tre aziende, le tre ditte della fisarmonica di Stradella. Naturalmente ci sarà la giallina di Deborah Sbarra e una tricolore che devo ancora chiedere. Ho già chiesto io. Cosa ho detto? Ha detto che sì. Sarà legata con catene e tutto, certo. Però insomma la tricolore. Me l'ho accennato comunque. Non l'ho ancora detto, però è accennato. Fagli qualche complimento in modo che dica. Che te la dà la fisarmonica. Sì, fisarmonica. Andiamo con le dediche. Certo. Allora, siete unici, bravi e simpaticissimi, Ella. Ci tenete molto compagnia, Francesca e Roberto da Torino. Un bacione, Francesca e Roberto. Ciao Claudia, mi chiamo Antonella da Manerbio, sei bellissima e bravissima. Con Marco una bella coppia, complimenti. Un brano a vostro piacimento, grazie. Senz'altro, senz'altro Antonella. Sì, Manerbio, Brescia. Un bacione grande e te lo facciamo molto volentieri, un bellissimo brano. Da San Filippo del Mela, ciao Marco. Quando tornerete per un grande fisarmonicando in Sicilia? Vi guardiamo ogni domenica. Adesso tu questo. Sarà difficile perché il maestro Giuseppe Santamaria, tra Iva Zanicchi, Orietta Berti, eccetera, eccetera. È presissimo. No, torneremo appena potremo con Claudia, Giorgio e tutta la banda. Chi c'è adesso? Allora, adesso c'è Marco Beffa, dedicato a Irene. Vabbè, sai che è mancata. Certo, lo so. Dedicato alla grande, grande voce storica di Irene. Della musica da ballo. Lupin, brano stupendo. E poi c'è Marco Troilo, dal live Chicago e Galassi sarà.
semafori del cuore sempre rossi tra di noi. Lavoravo troppo con la fantasia per rubare un attimo alla nostalgia. Lo sa Dio se avrei voluto urlare questa verità. Ti ho mischiata dentro il mazzo delle mie emozioni e ti ho messa dentro a tutte queste mie canzoni. Ti ho cercata dentro ai vuoti a rendere dell'anima. Questa vita non ci renderà le ore, neanche i giorni senza te, ma adesso sono qui. Sarà che l'aria che respiro insieme a te mi sembra magica. Quando sono insieme a te mi fai sentire come l'unica. Sarà il terzo tempo di una vita che credevo quasi inutile. La sola verità da vivere con te. Sarà la nostra storia tra la gente che ci guarda che non capirà. La nostra casa, far la spesa, far l'amore per l'eternità. Sarà sui gradini di una chiesa di campagna che ci sposerà. Sarà cosa sarà, ma lo sarà con te. Sei arrivato proprio dritto al cuore e mi scalda il fuoco delle tue parole. La forza del vento che mi porta via. La tua mano che mi sfiora il viso, lo si legge dentro al tuo sorriso. Ora tu come me respiri questa favola. Ora innamorati senza via di scampo, stretti in un abbraccio da fermare il tempo. Mentre la città si accende, siamo il buio noi. Nel tuo letto non è mai calato il sole. Se ci credi veramente, mai si spegnerà. La storia tra la gente che ci guarda che non capirà. Sarà la nostra casa, far la spesa, far l'amore per l'eternità. Chiesa di campagna che ci sposerà. La sola verità da vivere con te. Sarà che l'aria che respiro insieme a te mi sembra magica. Sarà e quando sono insieme a te mi fai sentire come musica. Sarà il terzo tempo di una vita che credevo quasi inutile. Sarà con te. Io me lo ricordo come fosse ieri, con quei tuoi bellissimi capelli neri. Mentre parla tuo figlio di te, di me, di noi. Viva la Fisa! Fisarmonicando! Bene, 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 siamo giunti, il tempo vola, è già maggio, fine maggio, la prossima, e poi un paio di puntettine a giugno e poi andremo un po' tutti in ferie, ne ho anche bisogno. Tu ne hai bisogno, sì. Sì, devo cambiare un po' l'olio, le gomme, così, quindi per motivi che fare poi, un po' di revisione, che poi dai, vi spiegheremo, arriveremo fino a metà giugno. Fisarmonica e Baimarco, siamo partiti, grazie, siamo in zona gialla, quindi la gente naturalmente comincia a muoversi, questa era la nostra problematica fondamentale, che non potevano venirci a trovare. Abbiamo iniziato, grazie a Dio, a vendere fisarmoniche, ad avere tante riparazioni. Siamo in via Martiri Partigiani, il numero 34, la ditta è quella storica, dal 1938 la ditta è Slucchini, via Martiri Partigiani, non potete sbagliare, come riferimento la stazione ferroviaria. Abbiamo tutti i modelli, veniteci a trovare, ci siamo io e Luca, il mio
compagno d'avventura e insomma siamo un centro di accordatura, due professionisti, quindi non sbagliate sicuramente. Stradella, via Martiri Partigiani. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Ogni tanto ci sarà anche Claudia che viene a fare, ma sì, ogni tanto vengo a fare un giro, una pasta asciutta, una carbonara. Ma sì, qualcosa. Si mangia anche. Vai. Riccardo Ambrosini con Alma Cubana. E poi Michele, una polca con Gira la ruota. E poi ci sarà ancora Galassi con Chetti di Piva, La mia terra. Bella, bella, bella. Thank you.
mia terra è il mio destino, la mia storia, il mio cammino. La mia terra è il mio respiro, ha il colore del cuore mio. La mia terra, odore di grano, di mio padre, della sua mano. La mia terra, sa che io l'amo, e alla sera noi la preghiamo. Pane e del suo vino. La mia terra, migliore amica, ma il lavoro, quanta fatica. La mia terra, com'è pulita, è l'orgoglio della mia vita. Offertissima Fisarmonicando 2020. Amici, 5 CD più 1 in omaggio a soli 50 euro, spese di spedizione comprese. I migliori fisarmonicisti italiani li trovi solo a Fisarmonicando. Chiama subito 0385 40501 oppure 348 354 1865. Ricorda, offertissima Fisarmonicando 2020. Dai, guarda Cintilù con Fisarmonicando. Bene, primo piano per me che non sono truccata. Ma sì, fanno... dai, ma io anche se sono truccata quando non cambia niente. Quindi... Ho anche i capelli che saltano fuori, dovrò andare da Patti. Perché guarda, c'è il cappellino.
Siamo a due cornette. Ma perché noi ci teniamo molto, televisivamente noi siamo finti praticamente. Sì. Volevo dirvi una cosa molto importante, che abbiamo i saluti. Eccola lì. Vado già con i saluti, con le dediche. E allora eccoci qua, ogni sabato sera siete la nostra compagnia con tanta fisarmonica e i brani anni 60 e 70. Continuate così. Grazie. Giuliano, Marta e Gabriella da Rozzano. Grazie Sano, mille, gentilissime. Provincia di Milano, sì. Eh? Provincia di Milano? Sì, Rozzano, okay. Sì. Chiamo da Piacenza, vorrei ascoltare un brano dei Fratelli Monti. Complimenti per la trasmissione, Gianni. Gianni, i fratellini Monti li inseriamo, sì, in quasi tutte le, non credo sia in scaletta, magari la prossima, la prossima puntata. Mi ero dimenticato, e spesso lo facciamo, parlo plurale, di salutare i nostri tecnici, sempre il nostro mitico Giorgio, grande Giorgio. E devo dire, Giorgio, questa non è una sviolinata, tu lo sai perché ne parliamo spesso, che anche i tecnici delle emittenti si congratulano per i colori. Sai che la televisione, un bel complimento. Le riprese sono fondamentali, certo, no? Ecco, quindi per i colori delle riprese dicono che sono fantastici. Bene. E l'audio anche di Michael e la regia perfetta di Michael, quindi certo, una piccola soddisfazione anche per loro. Perché noi siamo qua fondamentalmente seduti, ma se lui riprende male e l'altro stucca il bottone sbagliato, noi non la trasmissione in questo caso. Esatto. Ultimo blocco. Eccolo qua Giorgio Villani con un bellissimo tango, Santiago. Bello sto tango, sai? Bello, sì. Molto bello. E poi c'è Galassi con Farfallina. Thank you.
fatto la statale col temporale per venire da te. Fortuna che non c'eran soldi per quella Ferrari cabriolet. Pensa che acquata che mi sarei preso, nell'abbracciarti avrei bagnato anche te. E invece qui sono all'asciutto, c'è il riscaldamento e sto da re. Sono arrivato sotto il suo balcone, immaginando che venisse da me, usando scale o l'ascensore, ma era impaziente al punto che la farfallina mi è volata sull'ape, gli ammortizzatori sono andati giù. Non preoccuparti amore, ti perdono, ma prometti di non farlo più. Resisti amore, manca poco, 10 chilometri sarai con me. Ho ripulito anche il cassone e messo quei cuscini che piacevano a te. 60 all'ora col vento a favore, però un favore devi farmelo tu. Quando mi fermo e suono il clacson, ti prego non buttarti giù. Sono arrivato sotto il suo balcone, ma la delusione si è svelata in me quando ho capito che le mie preghiere sono state vane, dal momento che la farfallina preferisce volare, gli ammortizzatori sono tornati giù. È già due volte che li faccio cambiare e alla prossima le ho detto paghi tu. Io l'amo tanto la mia farfallina, non vorrei mai doverle dire addio. Se non capisce con le parole, mi toccherà spiegarglielo a modo mio. Quando l'ho vista pronta sul balcone, sono andato avanti un metro un po' più in là. Se non sapeva che il cemento è duro, da stasera almeno questo lo capirà. La farfallina adesso è senza denti perché si è scontrata con la dura realtà, che la peccia gli ammortizzatori, mentre invece il marciapiede no, non ce l'ha. Fisarmonicando vi aspetta ogni sabato e martedì alle 21.05 con i migliori fisarmonicisti italiani. Le migliori orchestre anni 60, 70, 80. Conducono in studio by Marco e Claudia Pozzi. Fisarmonicando, dal 2004 un'esclusiva Telecity. Ogni sabato e martedì alle 21.05. Bene, la 30... Aiuto, l'ho persa. 33esima puntata è andata. È andata anche questa. E pensare, così, ridendo e scherzando, lo diciamo ogni tanto, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e metà giugno. Staremo insieme anche quest'anno 9 mesi e mezzo. Abbiamo partorito praticamente trasmissione. I 9 mesi e mezzo sono effettivamente volati. Effettivamente il tempo vola. Comunque, amici di Fisarmonicando, noi andremo in onda fino a metà giugno, come detto. Non preoccupatevi perché andremo in replica, quindi per tutta l'estate. Quindi saremo in onda tutto l'anno. E vi terremo compagnia sempre. Tranne naturalmente in streaming, perché non abbiamo le dirette.
come sempre cedo i saluti alla bella Claudia. E allora eccoci qua, abbiamo finito anche questa bellissima puntata in vostra compagnia. Mi raccomando, vi aspettiamo la prossima puntata. Un grande bacione da Claudia e by Marco. E da Giorgio Villani e tutto lo stack che è di là. Esatto. Un bacione, alla prossima. Ciao. Viva la Pisa, viva la Pisa. Marina s'alza presto la mattina, puntuale col caffè nella tazzina. Teresa fa l'offesa perché io non l'ho presa e ho stretto tra le braccia la Marisa. Per le mie donne io sono il più bello, son sempre tra l'incudine e il martello. Ma poi tu sei spuntata alla finestra, oh mamma, mi hai chiesto poi un piatto di minestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuore, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuore, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Mi prepara anche la cena, oh yeah! E poi mi rompe i piatti sulla schiena. Teresa invece onesta si limita e si presta a rompermi i bicchieri sulla testa. Con la Marisa poi ho fatto centro, ma in un bidone mi ha infilato dentro. Invece tu mi hai fatto la minestra, mi hai detto mangia o salta la finestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuore, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuore, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor.